Storie di vita di coloro che rischiavano di essere dimenticati, ma che sono grandi eroi seppur nella loro semplicità. Quelle degli uomini di Dio che Padre Silvano, 82enne e direttore della Biblioteca Diocesana, racconta nella sua ultima composizione letteraria, scritta a quattro mani con Giorgio Tonelli, ex direttore del Banco di Suasa. Si chiama Preti Nostri ed è il volume che raccoglie storie ed aneddoti di oltre 500 sacerdoti originari del nostro territorio e vissuti nel XX secolo e degli oltre 60 vescovi del luogo che con il loro servizio ed il loro operato hanno segnato la storia della Chiesa. Volevo che le memorie di questi vescovi e poi dei preti di tutta la diocesi, quindi dal mare al monte, dalla città di Fano alle città di Cagli, Pergola, Fossombrune, ma le parrocchiette sperdute sulle montagne, che non passasse inosservata. Molta gente ancora ricorda i preti che erano della loro fanciullezza, magari che li hanno solo battezzati. E allora, tornando indietro, pian piano ho ripreso, ho cercato documentazione sui vescovi dal 1400 ad oggi, perché mi interessava mettere un po' di ordine su alcuni errori o imprecisazioni, e poi sui parroci, sui preti che sono stati qui nelle nostre strade, nelle nostre chiese, nei nostri paesi. E allora di tutti abbiamo cercato notizie, ma oltre un anno di ricerche, ed ecco qua una specie di antologia di questo volume che ripropone alla memoria nostra questi personaggi che hanno fatto parte della nostra storia. La parte che ho curato io in particolare riguarda quella dei sacerdoti, che io chiamo curati di campagna, che si sono impegnati nella costituzione sia delle casse rurali, sia di un'altra banca famosa a Fano, la Banca Cattolica, sia nelle cooperative di consumo. Questi parroci, conoscendo le esigenze dei loro parrocchiani, si sono adoperati per far crescere, per far risultare, diciamo, dei problemi come l'usura, svolti, eccetera. E quindi ecco, io ho curato questa parte qui dei sacerdoti del Novecento dediti all'economia soprattutto. 322 pagine edite dall'Associazione Fanese di Volontariato Banca del Gratuito, costellate di volti, fotografie e vicende di vita di chi, come questi uomini di fede, ha fatto gesti di grande importanza, cambiando la storia e prestando servizio nelle allora quattro diocesi di Fano, Cagli, Fossombrone e Pergola, ora unite. Ci sono dei sacerdoti meritevoli di essere onorati come santi, e ci sono degli eroi anche che hanno dato la vita per i poveri. Uno è morto nel forno crematorio di Mauthausen, era di Cagli ed è abbastanza conosciuto almeno nella zona. Un altro era stato ucciso dai tedeschi insieme ad altri, ma non hanno ammazzato, per cui si è ripreso. Ecco perché avevano dato alloggio ai partigiani, avevano nascosto gente tipo i soldati degli alleati, eccetera. Quindi sono belle storie che penso dovrebbero incuriosire.